La Jesina e l'arbitro spengono i sogni playoff del San Nicolò. Contro i Leoncelli, i ragazzi di Mister Epifani non vanno oltre il 2-2 casalingo, un risultato che rallenta forse definitivamente la rincorsa della squadra biancazzurra verso l'obiettivo del quinto posto, ora distante 3 punti. Ma la formazione del patron Di Giovanni può lamentarsi per le tante decisioni avverse prese da un arbitro, il signor Politi di Lecce, in evidente giornata no. La cronaca. Il San Nicolò opta per il 3-4-2-1, mentre la Jesina scende in campo con il più classico dei 4-4-2. Le squadre si affrontano con un atteggiamento tattico molto propositivo e senza ricorrere a particolari tatticismi. La prima frazione, giocata su ritmi piuttosto gradevoli, offre diverse occasioni da rete. A farsi vedere per primi sono i padroni di casa. Al sesto, Mozzoni dalla sinistra imbecca Moretti, che a botta sicura da 2 passi cicca clamorosamente la conclusione. Al 21esimo invece ci prova Merlonghi direttamente su calcio di punizione. La sua battuta da posizione impossibile sfida di un soffio sul fondo. I Leoncelli faticano a trovare le misure, ma nella loro prima sortita offensiva vanno a sorpresa in vantaggio. Minuto 26, Trudo in contropiede pesca Cardinali, che elude il fuorigioco e fulmina Calore con un preciso diagonale raso terra. Una volta avanti nel punteggio, la Jesina inizia ad attaccare con più convinzione e poco prima dell'intervallo sfiora persino il raddoppio, ma Pierandrei al 32esimo si fa ipnotizzare dall'estremo difensore abruzzese Calore. L'errore dell'attaccante biancorosso pesa come un macigno sull'economia della gara. Nella ripresa, infatti, aumenta l'intensità della pioggia e con essa aumenta la spinta del San Nicolò. I biancazzurri al primo affondo trovano il pari con Merlonghi. Al 52esimo l'esterno piazza la palla sotto il 7 con un perfetto tiro a giro dai 20 metri. Il gol apre la sfida che da questo momento in poi diventa incandescente. Al 56esimo Cardinali da 2 passi spara sul fondo da ottima posizione. Sul ribaltamento di fronte è Petronio a fallire una ghiotta occasione. Tavoni respinge come può. Al 63esimo poi c'è il sorpasso biancazzurro, ancora a firma di Merlonghi. La sua botta dal limite bacia il palo di sinistra e finisce alle spalle di un esterrefatto Tavoni per il 2-1. I biancazzurri, sulle ali dell'entusiasmo, continuano a dominare. Al 74esimo gol annullato per un presunto fallo di mani di Bucchi nei pressi della linea di porta. Un episodio dubbio che negli spogliatoi farà scatenare le proteste del tecnico Epifani. Rivediamo, comunque, a rallenti. All'82esimo poi, quasi a sorpresa, la Jesina pareggia. Il 2-2 è di Trudo, brava ad insaccare con un bolide dalla lunga distanza. Calore, nell'occasione, è molto incerto. Nei minuti conclusivi, infine, accade di tutto. All'85esimo il San Nicolò fallisce un'occasione gigantesca. De Giglio, solo davanti a Tavoni, si dimostra troppo altruista. Appoggia per Merlonghi, che però viene pescato in posizione di fuorigioco. L'ultima emozione poi la crea Chiacchiarelli. La sua punizione al 90esimo si stampa sulla parte superiore della traversa. Finisce così 2-2 tra il rammarico di un San Nicolò, ora più lontano dal quinto posto.